Ciao ragazze, finalmente sono tornata con un nuovo video. Scusatemi se parlo piano, ma Alessandro si è finalmente addormentato, quindi ne sto approfittando per girare appunto questo video. E questo, come vi avevo accennato nell'ultimo video, quello sui prodotti finiti, è il video dei preferiti e dei flop, diciamo, dello scorso mese, quindi di marzo. Allora, ho messo tutti i prodotti qui in una scatola, così sono sicura di farveli vedere tutti. Parto col farvi vedere i prodotti e la prima cosa che vi mostro è questa palette di Kiko, che è quella, mi sembra, edizione natalizia, sì, perché me l'ha regalata mia sorella a Natale ed ha tutti questi splendidi, meravigliosi colori. Allora vi dico, io sto utilizzando tantissimo questo colorino qua. Adesso ve lo swatcho, così vi faccio vedere la particolarità di questo. Vediamo se la telecamera mette a fuoco. Yuhu! Eccolo qua. Di questo colore è un grigio con dei riflessi appunto argentati e anche un po' sul verde. Mi sembra che è veramente stupendo. E questo qua lo utilizzo spesse volte monocolore. Cioè, guardate che riflessi ha, anche dei riflessi lilla, è veramente bellissimo. Quindi, questa palette la sto usando tanto, però il colore in assoluto che uso di più è appunto questo. Poi è bellissimo anche questo verdino qui che ha dei riflessi dorati. E poi utilizzo tanto anche questo color burro con dei riflessi oro. Quindi questa è la prima palette che ho utilizzato veramente tantissimo. Poi altre due utilizzatissime questo mese, perché non ho tempo di star lì a fare sfumature varie e potete capirmi, sono le Naked. Allora, delle Naked 2 sto utilizzando tantissimo Tease, che è questo colore meraviglioso, questo violetto matte, eccolo qua, è veramente bellissimo. Poi a me sembra faccia risaltare tantissimo il colore dei miei occhi. Aspettate che ve lo prendo bene. Ecco qua, è bellissimo sto colore. Poi ho utilizzato parecchio anche Busted, Blackout, Bouticol e ovviamente Foxy, che è un beigiolino matte. Questi sono i colori che ho utilizzato di più, ma in linea di massima ho utilizzato tutta la palette. Invece della Naked 3, che è in assoluto tra le tre la mia preferita, perché ha appunto questi colori rosati che con il mio colore d'occhi stanno divinamente, a mio parere. Ho utilizzato tantissimo, mi piace da morire, Mugshot. Ovviamente una bella unghiata ci sta. Ed è questo colore qua. Questa palette io la adoro, ho utilizzato tutti i colori. Ecco, in questa qua quelli che mi piacciono forse un po' meno sono quelli matte. E poi Blackheart, cioè è favoloso, è una sorta di nero però pieno di pagliuzze viola. Ragazze, io questa qua, se avete gli occhi verdi e azzurri, ve la stra consiglio. Poi il packaging è eccezionale, ha anche dentro il pennellino da stesura e da sfumatura, che adesso io non ho qua perché ho lavato. Quindi queste sono le tre palette che in assoluto ho utilizzato di più. C'ho le mani zozze. Bene, poi altri prodotti preferiti del mese, questo ce l'ho da tantissimo, ed è il Made to Stay di Catrice, è un ombretto in crema, lo 040, questo qui è lo 040. E questo me l'ha regalato Angelina. La Naked 3. Non voglio neanche aprirla. Non voglio sapere cosa le è successo. C'è la lacrimuccia involontaria. Vabbè, dicevamo, questo ombretto qui in crema
di questo scavatissimo, come potete vedere, di questo color oro freddo meraviglioso. Io questo qua, quando veramente non ho tempo la mattina, faccio monocolore, lo stendo monocolore e mi resiste tutto il giorno, è fantastico. E se non erro, dovrebbe costare attorno ai 4 euro. Attorno ai 4 euro mi sembra, perché poi mi sono presa anche un altro ombretto di questa linea qua e sono favolosi. Poi vi faccio vedere intanto tutti i top e poi vi faccio vedere per ultimo le ciofeche. Allora, poi prodotto utilizzatissimo, infatti è finito, ne ho già acquistato un altro, quindi lo rivedrete nei prodotti finiti, è l'Instant Anti-Age della Maybelline, che è appunto questo correttore che ha lo sfumino integrato, diciamo il pennellino integrato. Io questo veramente lo adoro perché mi va a dare luce sotto, mi copre le occhiaie, anche se avete due occhiaie così la mattina, questo non è miracoloso, però a parer mio ha una media coprenza ed è eccezionale. Infatti l'ho consigliato anche a delle mie amiche e anche loro mi hanno detto che si trovano benissimo. Bene, Ovviamente la batteria mi ha abbandonato, cioè era ovvio. Allora, vi dicevo, i tre rossetti più utilizzati questo mese sono questo di Kiko, che è appunto il 906, eccolo qua, ed è questo color corallo rosato meraviglioso. E appunto con l'arrivo delle belle giornate non potevano mancare questi colori super mega, questi colori super mega primaverili. Poi stra utilizzatissimo, ma questo tutti i mesi, è questo di MAC. Che è appunto questo nude rosato fantasmagorico. Io questo, quando lo finirò, credo piangerò. Infatti ce n'è un moncherino piccolino. Comunque sicuramente questo è un prodotto che riacquisterò. È veramente stupendo, dà quell'effetto, è un nude bellissimo, semitrasparente, adesso ve lo sboccio. Fa parte dei glaze, eh. Guardate quanto è bello, è veramente stupendo. Poi si abbina divinamente alla pelle cadaverica come la mia. E poi un altro rossetto utilizzatissimo è questo qui, sempre di Kiko, dell'edizione natalizia, del set natalizio, ed è il numero 824, che è appunto, come vi dicevo, questo rosso aranciato. Vi swatcho anche questo, eccolo qua. Poi due prodotti che io sto veramente adorando, ragazze, sono la terra e il blush di The Balm, quelli che hanno questa confezioncina adorabile. Allora, parto facendovi vedere la terra, che è appunto questa, la Bama Mama. Cioè, guardate questo packaging, è fenomenale. Ah, va bene, lo specchiettino, qui abbiamo la terra da contouring e si apre come un libricino, poi si chiude, ha una specie di calamita qui. È fenomenale. Allora, la prima volta che l'ho visto, quando mi è arrivato, ho detto che cacchio, cosa ne faccio io di sta cosa qua marronissima, però è veramente. Quando l'andate a prelevare, cioè, non lo vedete, è impercettibile e per fare il contouring è la fine del mondo. Infatti mi sa che quando avrò finito questo abbandonerò la mia Hoola, visto anche il prezzo, che è un pochino più aranciata, e riacquisterò questo perché è eccezionale. Io mi trovo benissimo a stenderlo con questo pennellino qua, che era appunto della Hoola. Però va benissimo, va steso benissimo con qualsiasi altro tipo di pennello da contouring, anche con quello a ventaglio. Questa qua io, ragazze, la sto adorando, la utilizzo praticamente tutti i giorni. Fantastica. E appunto l'altro prodotto che vi dicevo che mi sta piacendo tantissimo è il blush Hot Mama. Allora, questa è la confezioncina, sempre con la pinappissima qua, bellissima. Si apre anche questo a libricino.
ciao, li vedete anche la telecamera, e questo è il blush. È un rosato con dei riflessi, che ne so, cioè, si può utilizzare anche come è un blush ombretto all in one, c'è scritto. È stupendo, è delicatissimo, io ce lo indosso adesso. È molto molto chiaro, però nella mia pelle cadaverica si vede. Vediamo se riesco a farvelo vedere qui. Eccolo lì. Ed ha un effetto luminosissimo. Io questi li adoro. Li sto veramente mangiando. Infatti ce li ho da pochissimo e li sto scavando perché li uso praticamente tutti i giorni. Poi, due cipre che ho utilizzato tantissimo, una è questa di Kiko e una è questa della Catrice. Allora, questa di Kiko la conoscerete sicuramente, è una cipria correttiva, come vedete di solito sapete che hanno la pancia e l'ho consumata, la sto utilizzando veramente tantissimo, mi piace tanto per fissare il correttore sotto nell'area sotto appunto gli occhi. Il violetto non l'ho usato in modo specifico, di solito prendo una mescolanza per sotto, oh, mamma mia, oggi Noemi, sotto gli occhi uso una mescolanza del giallo e dell'arancione, che magari vedete meglio, magari nelle zone dove i brufoletti utilizzo di più il verde, altrimenti prendo una mescolanza di tutti e quattro i colori e la stendo all over the face. Anche English lessons oggi. Poi un'altra cipria che appunto ho utilizzato tantissimo è questa di Catrice, è l'All Matte. Mi ci trovo bene, non mi ricordo il costo, ma è attorno ai 5 euro, mi sembra, quindi assolutamente qualcosa di accessibile. Che come vedete ho utilizzato parecchio perché qui aveva tutte le scritte All Matte che sono sparite. Anche questa opacizza, mi tiene tutto il giorno e quindi ve la consiglio. Ultimi due Consiglio. prodotti che ci piacciono e che ho utilizzato tantissimo questo mese sono questo fondotinta di L'Oreal, di cui ho sentito pareri discordanti. C'è chi lo odia perché comunque sembra acqua sporca, a chi invece piace tantissimo, e io faccio parte della cerchia a cui questo fondotinta piace Allora, tantissimo. sì. Stamattina non l'ho utilizzato perché ho utilizzato la BB cream dell'Avon solamente perché non lo trovavo nei cassetti, non trovavo nei cassetti questo. Se no, solitamente io utilizzo questo tutti i santissimi giorni. Allora, è un fondotinta che va mescolato prima di essere steso. Ne basta pochissimo e da liquidissimo che è appunto è a base d'acqua, da liquidissimo che è diventa come una cipria. Ecco, questo ragazze è l'unico fondotinta che io ho provato fino ad ora, non comedogeno, perché è non comedogeno, mi sembra ci sia anche scritto, aspettate che ve lo dico. Sì, no, ecco qua, c'è la scritta, se mi mette a fuoco. Non comedogenico, ok, e infatti non mi ha fatto uscire nessuna schifezzuola. È leggero, quindi se avete dei brufoletti, questo non ve li copre. Dovete prima fare coprire con il correttore e poi andate a stendere il fondotinta, perché veramente è liquidissimo. Però a me piace tantissimo l'effetto che fa perché appunto si trasforma in cipria e tiene opache tutto il giorno. È veramente eccezionale. Il costo mi sembra sia attorno ai 13 euro e dentro ci sono 20 ml. Però ragazzi, io lo sto utilizzando da circa 2 mesi, mi sembra. Sì, ed è praticamente ancora pieno perché ne basta veramente un puntino qui, uno qui, io ne metto di solito un po' qui, una gocciolina qui, una qui, una qui, una qui, poi lo vado a stendere con le mani. Perché si può stendere con le mani, delle volte lo passo col pennello appunto da fondotinta e ne basta veramente pochissimo. Questo mi piace tantissimo. Infatti, adesso ho visto la pubblicità che hanno fatto anche la terra liquida,
sempre di questo, si chiama Ombre Soleil, qualcosa del genere, e la voglio provare, anche se appunto vi ho detto prima che mi trovo benissimo con la Bama. Bama, mamma. Oddio, oggi si stanno suicidando tutti. La Naked l'ho controllata, è a posto. No, no, ragazze. Bene, ho rotto la terra e si è svegliato Ale, molto bene. Vado a riaddormentarlo e torno. Bene, bene, anche Alessandro ha pianto per la terra andata in mille pezzi. Si sarà offesa che ho detto che volevo provare la Sublime qualcosa. Vedete un testone qui? Sì. Allora ragazzi, niente, Alessandro non vuole riaddormentarsi ovviamente, quindi ho dovuto portarlo qui con me. Mi dispiace per tutti quelli che mi hanno scritto che sono dispiaciuti del fatto che non faccio più video come una volta, ma se non faccio più video come una volta è perché c'è un marmocchio qui, ho un marmocchio qua che mi impegna le giornate e da qui voglio farmi impegnare le giornate, quindi fare video su YouTube è un hobby. È una cosa che mi piace fare, però prima di YouTube, di Facebook, di tutte quelle cose lì, insomma, c'è ovviamente la mia famiglia. Ma ero in dire, sì, ci sei anche tu, c'è la mia famiglia e in primis mio figlio, che vi farò vedere poi quando finiremo il video, vero? Ok, vediamo quanti altri danni facciamo, Ale. Quanti danni facciamo? Allora, ultimo preferitissimo del mese è questo profumo qua, che è appunto il Nilang della Lalique. È un profumo indescrivibile, dovete assolutamente provarlo per capire. Io sono follemente innamorata di questo profumo, ce l'ho dal mio compleanno e guardate quanto ne ho già consumato, cioè me lo bevo io il profumo, me lo bevo. No, non sono di quelle che non si lavano e si riempiono di profumo, sono di quelle che si lavano e si riempiono di profumo. Però mi lavo. Ecco, bene, bene, bene. Passiamo ai flop. Ai flop. Hai visto com'è seria la tua mamma che si perde in queste frivolesse? Chiappa. Allora, il flop di questo mese, ve ne avevo già accennato qualcosa, mi sembra, in un video precedente, sono questo eyeliner di Kiko, che è il Precision Eyeliner, quello fatto così. Ale, fermo, che è tutto un equilibrio. Fermo, non toccare. Che ha appunto questa puntina. Non mi piace manco per niente, non mi fa un tratto omogeneo. Per riuscire ad avere una linea decente devo fare 25 passate aspettando che si asciughi e verso sera inizia anche a sgretolarsi, quindi assolutamente bocciatissimo, io ve lo sconsiglio. Se qualcuno di voi ce l'ha e si trova bene, allora ditemi se sono io sempre io la solita Fortunatella, oppure se anche voi avete riscontrato questa cosa. Vuoi l'eyeliner? No, amore, abbiamo già distrutto troppe cose oggi. Poi, ultimi due flop sono un ni più che un no, 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 sono un ni. Sono fermo di amore. Questi qui che sono gli Eye Sorbet di Essence. Mi sembra ci siano 4 o 5 colorazioni e io ne ho due. Sono appunto lo 05 e lo 04. Allora, per quanto riguarda le colorazioni, questo appunto è lo 04 e questo lo 05.
dovrebbero essere degli ombretti, no, dovrebbero essere una sorta di ombretto in crema. Eh sì, amore. Allora, le colorazioni, queste due colorazioni qua che appunto ho preso, mi piacciono tantissimo perché sono veramente bellissime. La pecca è che se le utilizzate, io le avevo acquistate pensando di utilizzarle come quello della Catrice, monocolore per un trucco veloce, perché adesso non ho appunto il tempo, quando mi preparo al mattino per andare al lavoro, di star lì a fare trucchi scenografici, cioè chissà che trucchi, prendo un po' di ombretto in crema, lo sfumo velocemente e grazie tante, voglio dire già tanto che riesca a fare queste cose. Il problema è che appunto se tentate di utilizzare queste come monocolore su tutto l'occhio non ci riuscite, il colore non è assolutamente omogeneo, questi qui sono belli come illuminante oppure sopra un altro ombretto per andare a dargli una luce diversa, ecco così mi piacciono, utilizzati monocolore, utilizzati come ombretto in crema assolutamente no, anche perché hanno una consistenza che è più una mousse. E poi si asciugano, vediamo se riesco. E poi si asciugano velocemente, quindi non sono neanche sfumabili. Ecco, picchiettati forse qualcosina di più, però se vi faccio vedere, cioè vedete, non vi lasciano un colore omogeneo, danno più una luce. Per quanto riguarda appunto luce illuminante, sono stupendi perché guardate come riflettono la luce, però così come ombretti purtroppo non sono utilizzabili, costano attorno ai 3,29 euro mi sembra, come erano appunto gli ombretti cremosi di Essie. Ho indovinato, l'ho detto giusto, e come erano appunto gli ombretti di Essence, però sì, ecco. Questi erano appunto i top e i flop del mese. Appena riuscirò, ragazzi, appena faremo qualcosa di interessante, faremo anche un vlog. Intanto vi faccio vedere com'è cresciuta la marmotta. Siamo arrivati agli 8,2 kg. Ciao! Ciao, c'ho anche il brufoletto! È il fondotinta che ti fa venire il brufoletto, amore. È il brufoletto. Il brufoletto da fondotinta. Ecco. O la nonna ti ha dato qualche schifezzuola da assaggiare? Oh, vuoi il becco? Vuoi il becco? Mamma, perché mi sono tagliato e tu non c'eri più? Non c'era più nessuno, la dudina non c'era più, io mi sono disperato. Fa vedere il brufoletto. Yeah! Ma com'è che fai? Ma fa un sorrisino la mamma. Ehi, fai un sorrisino la mamma. Ecco, fai un sorrisino la mamma. Yo! Yo! Di forza la zia mia, che è il grande fratello, che la guardiamo tutti i giorni, la guardiamo. Tu no perché dormi, però la mamma la sera quando si mette nel divano le va a spiare. Le va a spiare. Però io zia ti seguo sempre lunedì sera, vero? Vero che le segui lunedì sera la tua zia mia? Glielo facciamo il video, la zia mia. Dove diciamo forza zia, forza zia! Mi raccomando, ragazze, votate vincitrice ovviamente la nostra mitica gnappetta. Quanto bello, cioè, mi manca non vedere i suoi video quando guardi le iscrizioni e vedi che non compare il suo video, però è troppo bello prendere, accendere il telefono e vederla lì. Che poi, cioè, ragazzi, quest'anno il Grande Fratello secondo me fa un po' schifetto, eh. Cioè ci sono dei, non ci sono, sono amorfi, sono delle amebe. L'unica che fa qualcosa che fa ridere, che si diverte, che tenta di giocare è lei. Quindi, cioè, deve vincere lei, perché cioè, se mi fanno vincere una Valentina solo perché poverina, o un Samba perché poverina, mi girano le palle, cioè vi giuro che io non lo guardo più. Cosa fanno? Cosa fanno? L'unica che fanno qualcosa dentro lì, che facevano scherzi, sono Mia e Francesca, che poi tra l'altro Mia da quando è uscita Francesca mi sembra rinata comunque. Quello è un altro discorso.
Almeno, cioè, avete visto la storia con tra Angela e Fabio? Lei era là dietro le porte, che ascolta. Dai, cioè, fa ridere. È una ragazza di valore. Ragazze, votate Gnappetta vincitrice. E ovviamente, quando sarà in nomination, votiamo gli altri per farli uscire. Cioè, Mia deve vincere il Grande Fratello. Ovvero, amore, sì, forza, sì, dai, dai, dai. Hai fatto le pipì? E vede le pipì? Cos'è tutta sta roba, mamma? Eh? Cosa sono tutte queste cose qua? Cos'è? Sì, faccio le mamme. Non c'è più. Yeah! Non ci sono più. Yeah! Non ci sono più. Bubù, i siedi! Bubù, i siedi! Andiamo a fare una passeggiata adesso. Andiamo a fare la passeggiata. Cosa fai senza il calzino? Dov'è il tuo calzino? Dove l'hai messo? Ah, che cacchio, ti mangio un piede, ti mangio. Come puzzano questi piedi? Puzzano i piedi. Cosa stai guardando, l'indira? Eh? Cosa stai guardando l'indira? Niente, lui o guarda la TV, cioè, o si impianta che guarda la TV e non mangia, non ti guarda, non esiste, oppure piange perché lo devi guardare. Oppure non gliene frega niente quello che dice la sua mamma perché deve guardarlo in dira. O no? Oh, guardi la tua mamma. Guardi la mamma. Guardi la mamma. No, non deve guardarlo in dira. Oh, guardala la tua mamma. Ai, no, i capelli. Ah, no, i capelli. Ordoi. No, i capelli, farà brutto. Farà brutto che non sei altro. Andiamo a fare una passeggiata. Di ciao. Ciao.